Allora, oggi parliamo di una tecnica per risolvere problemi, così come abbiamo parlato di programmazione dinamica, gridi, divide e impera, e vedremo ricerca locale, vedremo ancora una tecnica che è, diciamo, la tecnica probabilistica. Questa tecnica prende il nome di backtracking. Allora, l'idea è la seguente. Allora, in generale noi abbiamo uno spazio di problemi che normalmente affrontiamo in cui, dato il problema che stiamo affrontando, dobbiamo identificare quelle che sono cosiddette soluzioni ammissibili. Ad esempio, una soluzione che soddisfa un certo insieme di criteri. Nello zaino, per dirne uno, il sottoinsieme di oggetti che io devo andare a selezionare, quindi la mia soluzione, deve avere un peso inferiore alla capacità. Nel caso della sottosequenza comune, una stringa è sottosequenza di entrambe le stringhe di input e questi sono i criteri. Dopodiché ho un meccanismo per valutare la qualità delle soluzioni cosiddette ammissibili. Per esempio, nello zaino io posso utilizzare la somma dei guadagni degli oggetti selezionati nella sottosequenza comune massimale, vado a valutare la lunghezza della stringa che darò in output. E questo in generale ci dà, diciamo, i due approcci che normalmente utilizziamo. Da un lato vogliamo soluzioni che abbiano una certa caratteristica, dall'altro vogliamo poi ottimizzare, massimizzare, minimizzare rispetto a una qualche metrica. Poi però capita a volte di dover esplorare completamente lo spazio delle soluzioni. In questo caso noi parliamo di enumerazione, vogliamo elencare tutte le soluzioni che noi consideriamo ammissibili. Per esempio, se io considero come ammissibile una permutazione di un insieme, vorrei elencare tutte le permutazioni di un insieme, come vedete qui, per esempio, in cui vado a permutare un insieme di tre interi. Allora, parliamo di algoritmi di enumerazione perché enumerano, listano tutti le soluzioni ammissibili che sto considerando. In altri casi, invece, potenzialmente vogliamo esplorare l'intero spazio, ma a volte ci sono dei problemi sul fatto che lo spazio è enormemente grande e d'altra parte magari siamo interessati a sapere se esiste una soluzione. E in questo caso abbiamo un problema di ricerca e per esempio spero che voi abbiate visto nella vostra infanzia il gioco del 15 in cui partendo da una griglia come questa, che è una cosa fisica, in cui io posso solo fare slide, cioè passare una di queste tesserine nello spazio vuoto, voglio arrivare alla fine a una soluzione in cui tutti i numeri sono ordinati dall'1 al 15, da cui il nome. Allora, trovare una sequenza di mosse per il gioco del 15 è un problema di ricerca, devo guardare tutto l'insieme possibili di mosse, tutte le sequenze possibili di mosse, e trovare una che mi porta nella configurazione finale, cioè nella mia soluzione. In questo caso si usa di nuovo un algoritmo di enumerazione, ci si ferma però alla prima soluzione trovata. Qualche anno fa, per un laboratorio, tanti anni fa, avevo dato esattamente questo tipo di problema. La terza possibilità è magari un po' più, diciamo, accademica e tendente all'esercizio da compito, è quello di contare tutte le soluzioni ammissibili. I matematici presenti mi potrebbero dire: ah, per un sacco di problemi possiamo contare in maniera analitica. Per esempio, se vi chiedo di contare quanti sono tutti i sottoinsiemi di dimensione k di un insieme di dimensione n. Però per alcuni problemi l'unico modo per contare è quello di esprimere tutte le soluzioni e andare a vedere se sono ammissibili oppure no, e quindi contarne e sommarle assieme. E per esempio, contare il numero di modi in cui è possibile esprimere un valore n come somma di k numeri primi. Per esempio, qui per n uguale a 23 e k uguale a 2, vado ad esprimerlo in due modi possibili, cioè sommando queste, scusate, k uguale a 3.
sommando queste triplette di numeri, ok? E infine, in alcuni casi, ma ne parleremo meglio fra un paio di lezioni, utilizziamo questa tecnica come meccanismo per risolvere problemi di ottimizzazione. Perché? Perché in alcuni casi programmazione dinamica, oppure greedy, oppure quello ricerca locale, quello che abbiamo, non ci aiutano a trovare una soluzione ottima e l'unica possibilità che ci rimane è esplorare completamente lo spazio, valutare la metrica su tutte le soluzioni e poi decidere quella che è la soluzione più grande, più piccola, a seconda di quello che si deve fare. Allora, un esempio potrebbe essere quello di trovare il cammino di peso massimo, da un certo nodo S a un certo nodo di destinazione. Ora, a differenza del cammino minimo, che può essere risolto in tempo polinomiale, il cammino massimo non ha soluzioni, in tempo polinomiale. L'unica possibilità che abbiamo è provare tutti i cammini, perché oltre a cercare di beccare gli archi con un peso maggiore, devo in alcuni casi anche trovare dei cammini come questo 2 più 3 che mi allungano il cammino rispetto al peso, rispetto a seguire semplicemente un arco più pesante da solo, perché è 4, ma meno pesante se considero la somma dei valori. Ok? E quindi l'unica soluzione in questo caso è numerare tutti i possibili cammini da S a D e restituire quello di peso massimo, e questo lo vedremo in un esercizio, in una delle esercitazioni. Ora, lo spazio delle possibili soluzioni, qua dico può, 99%, 100% dei casi può avere dimensione super polinomiale. Il problema è che in alcuni casi questa è l'unica strada possibile, soprattutto quando l'output ha dimensione super polinomiale. La potenza dei computer attuali ci permette di gestire, di rendere affrontabili problemi di dimensioni medio-piccole. Non siamo agli n uguale 1 milione per gli algoritmi lineari. Qui parliamo di 10 fattoriale, che sono le permutazioni di 10 elementi, 2 alla 20, che sono il sottoinsieme di 20 elementi, sono sull'ordine del milione. Okay? Questo significa che sono affrontabili in millisecondi, però il problema è che se io passo, non so, a 2 alla 30, questo vuol dire che ho aumentato di un fattore 1000 e quindi siamo nell'ordine dei secondi, ma se passo a 2 alla 40 siamo nell'ordine dei migliaia di secondi, quindi delle ore, e quindi inizia a diventare meno praticabile. Questo, diciamo, sono considerati valori medio-piccoli. A nostro vantaggio, lo vedrete dopo, lo spazio delle soluzioni non è detto che debba essere effettivamente analizzato interamente. Significa che in alcuni casi possiamo risparmiarci di analizzare parte dello spazio per essere senza perdere, diciamo, generalità. Ok, quindi adesso arriviamo alla tecnica. Si chiama backtracking, ovvero tornare sui propri passi, e l'idea è prova a fare qualcosa, se non va bene, disfalo e prova a fare qualcos'altro. O ritenta, sarai più fortunato. Ora, ci sono due approcci possibili a questa tecnica. Uno è quello ricorsivo, che è quello più famoso e si trova in tutti i libri di testo dagli anni 60 ad oggi, e l'altro quello iterativo, che in realtà è semplicemente un approccio greedy in cui ogni tanto si torna indietro sui propri passi in maniera iterativa. Ora, io mi concentro su quello ricorsivo perché è un modo sistematico per risolvere un sacco di problemi. Quello iterativo c'è in fondo alla lezione, nel libro trovate due esempi, quest'anno ne guardiamo uno solo, quello di sviluppo convesso, e questa è anche un'occasione per vedere come funziona la tecnica in ambito iterativo, ma anche vedere come si può risolvere un problema di geometria computazionale, quindi vedere una classe completamente diversa di problemi che a parte questo non viene coperta dal corso. Allora, essendo una tecnica algoritmica, deve essere personalizzata per ogni problema, deve essere customizzata per ogni problema. Quello che cercherò di farvi vedere è uno schema generale,
ma non è detto che poi tutte le soluzioni si rientrino bene in questo schema generale. E anzi, inizieremo a usare lo schema generale e poi, come ci succede a volte con programmazione dinamica, grid, eccetera, salteremo alcuni passaggi e scriviamo direttamente delle soluzioni più adatte. Ok? Allora, come ho detto, vediamo enumerazione. Iniziamo con una cosa relativamente semplice, che è quella dei sottoinsiemi e delle permutazioni, i due esempi che avevo fatto quando parlavo di complessità, diciamo. Poi vediamo un problema particolare che ci servirà dopo per le lezioni su classe NP di problemi e soluzioni per problemi intrattabili. E poi vi faccio vedere alcuni giochi puzzle che si risolvono bene con questa tecnica, più per conoscenza che per uso pratico, perché ovviamente sono semplici giochi. Dopo, più avanti, vediamo il backtracking iterativo con il gruppo convesso, ma vediamo se facciamo in tempo, oggi. Allora, lo schema che vi faccio vedere adesso è un'organizzazione generale della soluzione. Non è detto poi che la struttura dati che vi propongo sia la migliore per ogni problema, non è detto che lo schema abbia necessità di essere completo, però vi dà un'idea di come risolvere alcuni di questi problemi. Allora, innanzitutto quello che succede è che a ogni passo ricorsivo, perché stiamo vedendo la versione ricorsiva, io faccio una scelta. Per esempio, se sto giocando al gioco del 15, posso spostare una casella da un punto all'altro. Se gioco a scacchi, posso decidere di fare una mossa. Okay? Questa scelta viene memorizzata in un vettore. Perché un vettore? Perché la sequenza di scelte è per l'appunto una sequenza e quindi va memorizzata linearmente. Poi potrebbe essere rappresentata come la sequenza di mosse necessarie per risolvere il problema del 15 o per risolvere il cubo di Rubik, che può essere risolto anche in questo modo. Ogni elemento SI rappresenta una scelta e deriva da un insieme di scelte che derivano dal problema che sto analizzando. Per esempio, se stiamo considerando i sottoinsiemi, l'insieme C è dato dall'elemento di un insieme grande da cui voglio estrarre i sottoinsiemi. La stessa cosa avviene per le permutazioni, cioè se io considero tutte le possibili permutazioni, vado a prendere un elemento di quell'insieme. Allora, in questo caso C, qui, che è espresso come la descrizione della mia soluzione, e C, l'insieme di scelte, è praticamente la stessa cosa. Però invece in altri casi, nei giochi, C potrebbe essere un insieme di mosse di gioco e le possibili soluzioni, sequenze di mosse, che poi mi portano a una soluzione ammissibile. Oppure, nel caso del grafo, C potrebbero essere gli archi del grafo o i vicini di un particolare nodo e le possibili soluzioni percorsi sul grafo. Allora, lo schema è questo. C'è un sacco di roba, ma poi vedremo che man mano si semplifica, però l'idea è questa. Allora, innanzitutto, genericamente lo schema l'ho chiamato enumeration, enumerazione. Prende in input dati del problema, una reference a un insieme di dati che in qualche modo rappresentano il problema, oppure possono essere memorizzati come variabile globale, non mi interessa. Poi ho S, l'insieme delle scelte che ho fatto, a questo punto un vettore di item, perché ancora non so di che scelte stiamo parlando, e un intero i che rappresenta l'indice della prossima scelta che voglio fare. All'inizio dovrò fare la prima scelta, quindi i sarà uguale a 1. E poi in alcuni casi posso avere dati parziali che mi servono nella costruzione della soluzione. Ok? Allora, la prima cosa da fare, una cosa, questo non è uno schema che considera tutte le possibilità, dopo ne vedremo altri due, però per iniziare c'è abbastanza carne al fuoco qui. Quindi l'idea è che la prima cosa da fare è verificare il caso base, ovvero siccome stiamo parlando di una funzione ricorsiva, vado a vedere se per caso sono al caso base e in quel caso faccio qualcosa con la soluzione e poi termino. Non c'è un return esplicito qui, però
Ma come vedete, o faccio questo o vado nel caso ricorsivo e faccio qualcos'altro, ok? Ora, cosa succede? Io ho bisogno di un meccanismo, qui rappresentato da una funzione generica set, che prende in input tutti i dati che vi possono servire, non necessariamente tutti, ma quelli che servono, e se la soluzione è accettabile, processa la soluzione, la stampa, la conta, la confronta con un massimo, eccetera, eccetera. Ora, questa process solution, notate che le funzioni in violetto, rappresentano quelle da customizzare, diciamo, è un'altra cosa che dobbiamo implementare e decidere esattamente cosa vogliamo fare. E questo è il caso base. Qui stiamo facendo un'assunzione, ovvero che una volta che ho trovato una soluzione sono soddisfatto, non cerco di estenderla ulteriormente. Per esempio, se io sto cercando un insieme di mosse per risolvere il cubo di Rubik, una volta che l'ho risolto non ha alcun senso smontarlo, cioè rompere la soluzione e andare avanti, ok? Quindi se io trovo una soluzione, cioè un cubo di Rubik risolto, allora sono a posto e posso stampare la sequenza di mosse, memorizzare la sequenza di mosse che hanno portato a quella soluzione. Altrimenti, caso ricorsivo, vuol dire che non ho ancora una soluzione finale e allora quello che vado a fare è calcolare l'insieme delle scelte possibili a questo punto, che potrebbe essere diverso di volta in volta, in funzione di S1i-1. Una cosa che non ho detto è che se io sto facendo la scelta iesima, vuol dire che le scelte fino a i-1 sono già state fatte e questo vuol dire che se c'è una soluzione ammissibile, questa si trova in SI-1. Scusate, è S1i-1, ok? Quindi nei primi i-1 elementi. Ora, se questo non è, cioè questo secondo caso che vedete qui, allora quello che succede è che in base alle scelte che ho già fatto, potrei avere un insieme di scelte fisso oppure un insieme di scelte che dipende dal problema e me lo calcolo in qualche modo, in alcuni casi potrebbe essere fisso, quindi in realtà non chiamo neanche niente, e poi itero su tutte le possibili scelte e vado a memorizzare la scelta nel vettore e chiamo ricorsivamente enumeration con tutti i dati che voglio, con S e con i più 1, perché la scelta iesima l'ho ormai fatta, devo fare la scelta i più unesima. Ok? Quindi fino a i-1 scelte già fatte, i quella che sto facendo, dai più 1 in poi quelle che farò. E questo che vedete qui lo salto perché è sostanzialmente quello che ho detto parlando direttamente sulla slide. Allora, cosa succede internamente al calcolatore quando si esegue una cosa del genere? Allora, in pratica, noi stiamo analizzando un albero, solo che quest'albero non è memorizzato nella memoria del calcolatore, ma piuttosto è virtuale e esplorato man mano che faccio delle scelte. Questo è un albero di decisioni, ovvero un albero in cui a ogni passo posso scegliere un valore, faccio una mossa, muovo un pedone, oppure un altro, faccio un'altra mossa, muovo un altro pedone. Ora, il numero di figli che per esempio la radice ha dipenderà dal problema che sto affrontando qui per comodità grafica ne faccio solo due. Quindi quello che succede è che a ogni passo ho due possibili scelte e quando faccio la prima scelta e mi ritrovo in questa posizione, ho memorizzato in S1 questa prima scelta. A questo punto chiamo ricorsivamente la mia funzione e devo fare una nuova decisione, nel senso che sono arrivato qui e a questo punto posso decidere di andare in questa direzione oppure di andare in questa direzione, ma è una visita in profondità dell'albero delle decisioni, quindi farò sia questa direzione che questa direzione una dopo l'altra. Quindi sceglierò qui e
E quello che succederà è che avrò fatto la scelta S1 e la scelta S2 e mi ritrovo qui. A questo punto vado avanti, faccio la scelta S3 e mi ritrovo qui. Arrivo a fare la scelta S4. In questo particolare problema, che dopo vedremo essere sotto insieme, ho preso quattro scelte. Per qualche motivo decido che questa è una soluzione ammissibile e quindi posso andare a stamparla. Ok, e faccio qualcosa, ma non ho finito perché ho semplicemente esplorato in profondità un lato, ma io in realtà voglio esplorarli tutti. Ok, quindi cosa faccio? Backtrack, esco dalla ricorsione, nel caso base significa semplicemente stampo, poi esco. Ok, e dopodiché quello che succede è che torno alla chiamata precedente. La chiamata precedente stava facendo un ciclo, un for each. Qui ha fatto il primo e adesso farà il secondo e quindi andrà a prendere questo elemento S4. Ok? A questo punto mi trovo qui e la stampo qualcosa, dipenderà da un po' da questo tipo di scelta. Ok? A questo punto vado avanti, non andrò avanti su tutto l'albero, ma giusto per darvi un'idea, siccome da S4 non posso più andare avanti, quello che succede è che io faccio un passo indietro e faccio S3, ok? E poi faccio un passo indietro e faccio S2 e quindi in realtà quello che succede è che qui adesso sto scorrendo questo ciclo for each e quello che succede è che vado a prendere la nuova decisione S3 e una nuova decisione S4 e man mano esploro l'intero albero. Ok? Allora, c'è stata una domanda sul cubo di Rubik, sul fatto che in realtà il cubo di Rubik non ha un insieme finito di scelte, ma potenzialmente un insieme infinito di scelte, e quindi ci si ritrova nella situazione in cui io posso continuare ad andare avanti a fare scelte, mosse più o meno a caso sostanzialmente, e potenzialmente non arrivare mai alla soluzione. Corretto. In effetti, questa è una tecnica che prenderebbe il nome di branch and bound, che poi vedremo fra qualche lezione, e sta a significare che cercheremo di diciamo, fare in modo che la scelta che viene fatta non sia una scelta casuale, ma che una scelta che mi porti con più probabilità verso una delle soluzioni. Quindi non solo non esamino l'intero albero, lo esamino solo fino a quando trovo una soluzione che mi interessa, ma quello che vado a fare è anche andare a assicurarmi che il numero di mosse che vado a fare sia potenzialmente il minimo possibile. Questo dipende però da problemi più complicati, quindi diciamo. Gli esempi, cubo di Rubik, gioco del 15, rimangono, nel senso che sono due esempi di backtrack perché vanno risolti utilizzando questa tecnica, ma poi bisogna aggiungere qualcosa in più che rende il tutto, che rende il tutto più sofisticato e lo vedremo leggermente un pochino più avanti. Un'altra domanda è relativa al fatto come vengono organizzate nelle scelte nel for each. Adesso vi faccio vedere un esempio, cioè in che modo vado a decidere se faccio prima, diciamo, a sinistra, qualunque cosa significhi, oppure a destra. L'idea è che io ho un meccanismo sistematico per organizzare queste cose, ma per esempio, come ci succede spesso e volentieri nei grafi, dipende da come sono memorizzate le scelte nel grafo, quindi quali sono i miei vicini, come sono organizzati i miei vicini. Siccome per il momento stiamo guardando enumerazione di tutte le scelte possibili, le facciamo in qualche ordine e dopo vi faccio vedere l'esempio così capite come l'ordine influisce sul risultato.